Piccola riflessione: se non sapete parcheggiare, non venite a parcheggiare con un sumare 80 spazi, oppure mettetevi decentemente, per favore. Non occupate 80 spazi che poi le altre persone non riescono a uscire. Su, via, un po' di buon senso. Comunque ragazzi, qua per chi non l'avesse capito, siamo ai Magazzini del Cotone a Genova, a un convegno per gli insegnanti, e diciamo che serve per chi deve scegliere una scuola o un'università. Noi ci veniamo tutti gli anni, ci siamo venuti anche quest'anno, e dopo andiamo anche all'IKEA. Comunque è un macello qua, sono tantissime persone. Poco vento, yeah! Quanto non mi mancava l'aria di Genova, tipo allucinante. C'è un vento che porta via, ma proprio potente. Maledetta Siri che mi aveva detto che no, non c'è vento a Genova, ma vaffanculo. Di febbre, sto morendo di freddo. Adesso sto andando alla macchina, le riprese le ho fatte, ho fatto le foto, ho fatto tutto. Ah, comunque, se volete sempre rimanere aggiornati, volete vedere anche le foto che ho fatto qua a Genova, seguitemi su Instagram, il link lo trovate nella descrizione. Se mi seguite, sapete anche tipo quando vado in giro, vedete delle foto in più, vedete dei dettagli in più, ecco, diciamo così. Sì sì, Ikea, Ikea, oggi vedete voi la vendetta di noi italiani. Sì sì. Comunque, prima di dimenticarci, andiamo a mangiare, perché comunque abbiamo fame. È l'1:44, io ho i capelli che ormai oggi non mi stanno né davanti né dietro. Poi vedo della bellissima pasta al pomodoro a 2,50 € con solo ingredienti biologici, ma probabilmente no, non la prenderò questa, no. Poi ci avete buttato fuori i mondiali e noi vi freghiamo le matite. Ho preso le matite per comprare questo tavolino, guardate com'è bello, di vetro, 19,90 €, preso benissimo. Questo qua costa tipo 99. La logica di queste casse, però vabbè, ci sono tipo le cassiere che danno le spalle, che tipo sono nell'angolino che guardano il muro e le persone passano dietro. Non ho tante capite queste casse, no?
stiamo avvicinando alla lampada speaker. Questa mi sa che è quella che puoi modificarci il colore col touch. Sì, col touch, questa è bellissima. Cioè, questa qua ti fa l'ora e questa c'ha la cassa integrata, bellissima, fiche. I prezzi sono un po' meno carini, però questa, se dovessi scegliere, è la più bella. Con un tocco si accende, con due aumenta, con tre aumenta ancora, poi si spegne. Invece qua la accendo, posso scegliere il colore, è tutto touch. Tipo la voglio viola, la metto viola. È fica, è fica. Questa qua sarebbe fica. Se fosse un pochino più bella esteticamente, sarebbe così fica questa lampada. Cioè, davvero vendono i ciottolini da mettere nel giardino? Sono carini, per l'amor di Dio, ma sono un po' inutili. Cioè, non li comprerei dei ciottolini. È da tipo due ore che ci sta venendo dietro quella cagnolina col pollo, è troppo simpatica, cioè è carinissima. Deve essere anche brava, perché comunque devi portare in giro un pollo e non devi neanche perderlo, quindi è tipo tutto il giorno sta questa andando in giro con un pollo. Però ti vuole bene, vuol dire, perché sennò tipo i miei cani l'avrebbero già sputata lì, l'avrebbero persa non si sa dove.